vostra grazia sia molto adoperata per modellare i suoi due pretesi. Ma poiché egli è rimasto inflessibile e non esiste mezzo legale che possa mettermi a riparo della sua figlia, oppongo la mia pazienza al suo furore e sono pronto a sopportare con la pace del mio spirito la prepotenza e la ferocia del suo. Fate entrare il breve. E sulla porta che attende. Ecco, signore. Shion, vieni qui davanti a me. Il mondo pensa, e lo penso anch'io, che tu voglia spingere questa tua ferocia fino alla fine di questo processo. Tuttavia, io ritengo che tu mostrerai una pietà e una clemenza ancora più sorprendenti di questa tua davvero sorprendente crudeltà. E laddove tu ora esigi questa penale, stabilita in una libra di carne di questo povero mercante, non soltanto rinuncerai al pegno, ma mosso da pietà e da tenerezza umana, gli cederai metà della somma. Dopo aver visto con occhio pietoso le innumerevoli perdite che gli si sono accumulate sulle spalle, perdite tali da abbattere un principe dei mercanti, perdite da strappare la commiserazione a capetti di bronzo e rumi di cuori di pietra. Perciò, ebreo, attendiamo da te una risposta mite. Ho già informato vostra grazia sulle mie intenzioni. Io ho giurato sul mio santo sabato di ottenere la penale secondo le condizioni previste dal contratto. Se me la negate, verrà infranto l'istituto e la libertà.